Ma che bello, cari amici del nostro blog Terre Parole, siamo qui a Limone. Limone, ultimamente nella Val Vermenagna veniamo spesso, ma perché è veramente un cuore, un'anima di bianco, di colore e di voce. Oggi abbiamo tanti bambini qui con noi perché oggi è una giornata dei pupazzi di neve. Abbiamo il nostro amico, il nostro presidente della Proloco. Siamo venuti fin qua per lanciare un'idea bellissima che partirà dal prossimo venerdì mattina sul nostro blog Terre Parole, ma io volevo farlo con un pensiero di, cioè un mio pensiero dove ho un cuore, e il mio cuore è anche qui a Limone. Ci avviciniamo al presidente della Proloco di Limone, ti chiami Nicola Dal Masso. Nicola Dalmasso. Ecco, ti inviterei, se possibile, anche ad abbassare leggermente la mascherina, tanto siamo a distanza, proprio per parlare meglio. Nicola Dalmasso, oggi una giornata dei pupazzi di neve. Avete deciso di fare questa bellissima giornata con la consolino, che dopo facciamo dire due parole anche lei, con tutti gli amici della Proloco e il nostro amico di sempre, Barbabiso, che ci saluta, e siamo vicini a una sua bellissima scultura che poi riprendiamo. Nicola, questa iniziativa di ravvivare in un momento difficile questa Limone, meravigliosa. Ma se, il pensiero doveva essere qualcosa di veramente semplice. Oggi come oggi ci troviamo tutti un po' privi di questa libertà, no? Non siamo più liberi di Certo, muoverci, eccetera. Quindi certo. volevamo far vedere che invece con le cose più semplici sono sempre i passaggi più simpatici, i giochi più veri, nel Più vero senso veri, della più parola. semplici, un limone che ritrova sempre un cuore, una grande edizione, e devo dire che nel silenzio, nel momento pieno dell'estate e dell'inverno, è sempre meravigliosa. Bambini, vi siete divertiti oggi? Sì, i vostri pupazzi sono in giro qua a Limone? Bene, allora dopo andrò a fotografarli, eh? Andremo a fotografarli insieme. Bene, anche voi, vi siete divertiti? Tanto. Sì, tanto, tu mi aggiungi tanto, eh? Quindi veramente tanto, tanto, bellissimo, bellissimo. Siamo qui con la cara consolina, eccetera, anche lei della Proloco di Limone, attiva, segue questa pagina del gruppo di Limone che è importantissimo. Di questa iniziativa cosa mi dici? È una bella iniziativa, bellissima idea, anche perché comunque i bambini giocano all'aria aperta, più salutare di quello non c'è niente. È E si fantastico. riscoprono un po' i giochi che facevamo noi, che ormai abbiamo una certa età da piccolini, che si Difatti, giocava all'aria aperta con la neve. caro Presidente, voglio ancora aggiungere questo. Effettivamente, devo dire che questa situazione che ci mette in difficoltà, ma da ieri la notizia anche che i dati, ovviamente con massima attenzione, mascherina e tutto, eccetera, però stanno pian pianino rientrando, speriamo bene. Però ci ha anche fatto riflettere proprio, come diceva la signora Consolino, proprio in questa saggezza del vivere, no? Un modo Sì, diverso. assolutamente. Noi continuiamo a ribadire che la montagna è viva sempre, 365 giorni all'anno, e vogliamo che l'inverno sia altrettanto vivo, visto che non possiamo aprire gli impianti per il momento, però possiamo divertirci anche in modo Forza diverso. Limone, ecco, adesso prima di dire quella parolina magica che vi ho detto di dire, eccetera, sì, però vediamo qui, ma avviciniamoci tutti qua, a Barbabiso, guardate oggi questo scultore fantastico di queste vallate, cosa ci ha fatto oggi qui nella neve. Una tua parola, davvero piacere di conoscerti su queste sculture meravigliose che ormai sono un marchio del nostro Piemonte e non solo. E oggi questa iniziativa della neve, che ti vede al ritratto davvero questa figura, che me la devi spiegare. Allora, la figura, prima di tutto, saluto a tutti. La figura cosa rappresenta? Rappresenta un nonno che racconta a suo nipote ciò che capitava nel 2020. E si intitola proprio Ti racconto una storia. Ecco, ci sono anche le sorprese dei cani, che abbaiano, ma noi lo lasciamo abbaiare. C'è un Fa il suo signore, mestiere. vorrei anche proprio riprendere un signore che si arrampica proprio, che il cane gli era fuggito su un cumulo di neve. Ecco, cosa mi dicevi? Quindi appunto rappresenta questo nonno che racconta a suo nipote che nel 2020 rubarono i sorrisi, rubarono gli abbracci. La gente si mise le mascherine e le anime persero però le maschere e rivelarono ciò che ognuno di noi è veramente, quindi la bestia che c'è. Quindi ho conosciuto tante volpi, tante faine, tanti avvoltoi, ma tante aquile, tante poiane che volano alto. E in questi momenti qui ci si rende conto un pochettino magari di chi siamo e cosa siamo veramente. Fantastico, fantastico, noi ti ringraziamo. Allora, cari bambini, avvicinatevi tutti qua a me, tutti qua a me. Perché noi vogliamo lanciare oggi questa rubrica, mettetevi vicini, 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 vicini. Ecco, dobbiamo lanciare questa rubrica che noi tutti i giovedì adesso sul nostro blog, voi siete giovani, sapete bene cos'è, sul nostro blog www.terreparole.wordpress.com lanceremo un'idea, l'occhio verde, un occhio che sembra quello di Barbabiso, davvero un occhio verde grande, glielo faremo magari poi scolpire anche da lui, un occhio verde
che vuol dire questa settimana vi invitiamo a visitare dove io, che sono il girovago, sono il signor girovagando, tutte le domeniche vado. Quindi questa settimana, domenica prossima, dal giovedì, si saprà dove invitiamo la gente dei nostri, tanta gente che ci segue, migliaia di persone, a dire andate a visitare quel punto là, dove c'è stato quel mattacchione di Claudio, quel girovagare che va sempre, quel mister girovagando che gira. E quindi io vi invito a dire giovedì tutti i nostri amici si dovranno collegare sul Terra e Parole per andare a vedere l'Occhio Verde, che sarà presto, vedrete, è anche una scultura del nostro Bisu, gli assomiglia al nostro scultore, alle nostre favole che ci racconta. E di lì capirete, e ci saranno tanti appuntamenti anche nella Val Vermenagna, che verranno e diranno l'Occhio Verde vi dice di andare domenica là. Quindi al 3 diciamo tutti insieme viva Limone e l'Occhio Verde, diciamo questo, è il nostro Occhio Verde. Allora, 1, 2, 3, viva Limone e il nostro Occhio Verde. Bene, bene, allora io prima di salutare tutti i nostri amici del nostro Terra e Parole mi avvicino davvero ancora ringraziando il nostro Barbabiso e chiudo davvero con questo sguardo, con uno sguardo fermo di speranza da questa Val Vermenagna da Limone. C'è gente, siamo col sorriso, andiamo verso la primavera e viva Limone e diciamo e seguiteci sempre su www.terraeparole.wordpress.com. Ciao 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 a tutti, signore delle nevi, vi saluta, ciao ciao a tutti.